Luoghi di culto e preghiera, stereometrie contemporanee al servizio della mistica del terzo millennio. Ne parliamo con l'architetto Massimiliano Fuffas, art creator, lifestylist, islamista, teologo. Buonasera, architetto. Architetto. Non so se si capisce, sì, che questa è una moschea. No, veramente no, ma non, vabbè, ma non... Così? No, perché non è tanto, ma no, lasci sta, non... Così? No, guardi, ma... Oh, ma sì, non... Così? No. Beh, comunque, no. Guardi proprio, infatti sì. Partiamo, guardi, siamo lontanissimi. Ma infatti può anche infatti noi disegnare. Dell'archi siamo lontanissimi, ci voi siamo archi? Proprio... Ci siamo proprio noi dell'Archi, siamo lontanissimi, ci siamo visti in quella città medio orientale straordinaria, sì, nel quale? Cuore dell'Islam, mi aiuti. Quale? E non lo so. E non Abu Dhabi, no, mi Abu aiuti. Dhabi, no, e non so. Non Riyadh, e non lo so. Medio Assisi, mi scusi. No, allora, Assisi non è in Medio Oriente. Scusi, Gubbio. Ma no, neanche le confondo sempre. Neanche Gubbio è in ecco medio... proprio noi ci siamo visti, sì, e siamo proprio partiti dal concetto di moschee. Sì, moschee, sì. Perché non so se lei sa che è stato fatto proprio con molte... Cioè, sì, mosche... no, beh, si scrive... Sono due, sono solo due. Semoventi ecocompatibili. Semoventi, cioè? Cosa? Moschee che se danno fastidio le sposti, capisce? No, ma cosa vuol dire? Ma cosa sta dicendo? Lei pensa una moschea? La vede e dice, qua caga un po' il cazzo, la sposto. No. ma cosa... Moschee smontabili... Ma si può? In cioè... materiale tessile. No, ma guardi... È sicuro, si può fare, no? Cioè, esistono? Le ha progettate? Sì, tu le lanci per aria e sì. Si montano da sole. Le moschee, lanciandole sono per... Sono moschee della Quechua. Ma come quelle tende? Si comprano alla Decathlon a 9,90. Ma sono... Sì, ma non... Pronte per pregare in soli 3 secondi. Ma cosa stai dicendo? Non... Senta quest'altra, minareti gonfiabili. Minareti gonfiabili. C'è tutta questa dinamica del muezzin che saltano tra i pupazzi pneumatici, no, che è proprio vabbè. Lo spirito del Corano, capisci? Sì. Questi sono i muezzin che... Lei conosce l'arabo antico? No. Quello no. Delle tribù nomade degli yemenite alle falde del Kilimangiaro? No, veramente no, comunque il Kilimangiaro non è nello Yemen, è in Tanzania. No, ma infatti io quello che so sull'Islam l'ho appreso dai Vatussi di Edoardo Abianello. Ho capito, che tra l'altro non parla. Facciamo delle moschee, paraponzi. Vabbè. No, ma scusi, ma perché non potete progettare delle moschee normali? Cioè, potete, no? Progettare sicuramente delle moschee io mi normali. Proverò a disegnare la risposta su questo foglio. Potete progettare... Ah, ecco. Non so se si capisce che questo è un no di massima. Ecco, sì, no, ma perché no? Ecco, perché... Guardi, diciamolo, le moschee nei grandi nuclei urbani attirano brutta gente. Ma no, ma chi? Ma no, ma quale brutta gente? No, guardi, no. Federico, puoi mica guardare su Wikipedia chiamano quelle brutte persone vestite male, con quelle cose strane in testa, che non si capisce quando parlano. No. Ah, i leghisti, attirano i leghisti. Andrea Zalone! Silvano Belfiore!